messo. Prego, venga, venga. Buongiorno, giovanotto. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Aspetti, io volevo Bene. Senta, dove mi posso accomodare? Dove vuole? Dove vuole? Allora mi metto qua? Dove vuole? Mi metto qui allora. Dove vuole? Vabbè, mi metto qua. No, si metta lì per favore. Qui? Sì, no, sì, perché sì. Volevo mettermi... Si vabbè. Metta lì. Oh, eccoci qua. Eccoci. Sì. Le dà fastidio se fumo? No, no. Benissimo. Allora, nome e cognome, per favore. Andrea Sciacaluga. Qual è il nome e qual è il cognome? Andrea il nome e Sciacaluga il cognome. Non lo dia tanto per scontato. Allora, Andrea Sciacaluga. Scusi, Sciacaluga. So io lei come si chiama, quindi cortesemente, allora, Andrea Sciacaluga, allora la L la riporto qui a destra, da C la tolgo, sì, e quindi una bella e... Z e una I lunga, ok. Yeah. Bene, signor Zerchior, lei ha avuto altre esperienze di lavoro? Sì, due. Tipo... Vale anche biblioteca? Bibliotecario? Dice. Sì, sì, vale, vale. Poi? Ha avuto esperienze in qualche studio? Sì, sì, certo. Che tipo di studio? Era uno studio rettangolare, con una scrivania giusto al centro e una pianta esotica sulla destra. Affascinante! E mi dica, in questo studio di cosa si occupava? Di produzione o fornire servizi? Produzione. Si occupava magari di produzione di materiali industriali? No, 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 lei è del tutto fuori strada. Magari di prodotti chimico-farmaceutici? No, no, siamo lontani. E il tempo a nostra disposizione è finito. Mi spiace, lei non ha indovinato la mia occupazione. Ed è solo per compiacerla che le dirò quello che facevo. Io fabbricavo specchi blindati per persone altamente superstiziose. Che peccato! Lei non ha indovinato, che peccato. Sarà per la prossima volta. Prego, prego, si alzi. Anzi, intanto questo, sì, il suo. Si metta qui la giacca. Oh, ecco, mi piace. Che sfortunato, che sfortunato. Venga, venga che l'accompagni. Questo è il biglietto del parcheggio della mia macchina. Vada giù e vada a pagare. Ma com'è la sua macchina? Guardi, una macchina bella e bianca. Vada, non si preoccupi, sarà per la prossima volta. Arrivederci, vada. Dio, che schifo. Adesso vediamo un po'. Giacca. Scusi, lei com'è andato il colloquio? Ma che ne so, guarda, cioè, mi ha fatto delle domande veramente impossibili. Comunque adesso devo andare a pagare il parchimetro. Fate attenzione perché questo qua è uno tosto, questo non scherza. Ciao, in bocca al lupo. Grazie, crepi, crepi, grazie, grazie. Ha capito, è duro, il capo. Ma chi è questo? Sì, più regolare.